Bentrovati anche alla pagina sportiva del TG Noi. In apertura questa sera l'hockey su pista, il campionato, nessuna sorpresa nella quindicesima giornata, vincono Forte dei Marmi, Breganze, CGC Valdagno e Bassano. Il cammino dell'Alimak Forte dei Marmi è inarrestabile nel campionato di Serie A1 di hockey su pista, tanto che i rossoblù nel posticipo contro il Prisino hanno vinto per 11 a 5, allungando così in classifica la distanza, raggiungendo quota 38 davanti al Breganze che è a 34 e il 100 giovani calciatori a 30 insieme alla Bassano e al Valdagno. I ragazzi di Roberto Crudeli proseguono il cammino positivo anche in Coppa Cerse e dopo aver pareggiato per 6 a 6 con il Leira, adesso affronteranno i portoghesi del Turkell, una formazione che coach Crudeli ha già detto ai suoi ragazzi che non va certamente sottovalutata. Il 100 giovani calciatori invece ha dovuto dare l'addio all'Eurolega dopo la sconfitta per 5-0 a Barcellona, ma il divario tecnico tra le due squadre c'è come, anche se probabilmente un paio di reti al posto dei pali colpiti dai bianconeri potevano essere realizzate. Per quanto riguarda infine il campionato dell'SPV Viareggio, è stato sconfitto nel posticipo tra le mura amiche per 6-3 dal Lodi e rimane sempre ultimo in classifica con 3 punti insieme al Correggio. Una notizia di calcio riguardante il Viareggio, per la precisione la partita Viareggio-Pontedera, il recupero della sfida rinviata domenica scorsa si giocherà giovedì 30 gennaio alle 14:30 allo Stadio dei Pini. E adesso passiamo al basket e ad analizzare la sconfitta subita dall'Arcantea. Rialzare la testa e riprendere il cammino. Brucia ancora l'Arcantea Pallacanestro Lucca la sconfitta rimediata domenica scorsa a Roseto. L'89-80 finale non descrive completamente una partita che i biancorossi di coach Mecacci avrebbero potuto e meritato di vincere dopo essere stati a lungo avanti nel punteggio. Probabilmente è stato decisivo l'episodio avvenuto all'inizio dell'ultimo quarto, quando dopo 5 punti di fila di Deloach la partita è stata sospesa per qualche minuto perché in campo sono piovute palline di carta lanciate dalle tribune. Alla ripresa del gioco Roseto è riuscita a invertire la rotta con 4 punti consecutivi di Legion. Comunque ormai è andata. Lucca, che mantiene un ottimo quarto posto a 4 lunghezze da Ferrara e Agrigento, domenica scenderà di nuovo in campo al Palatagliate contro Ravenna. Palla 2 alle ore 18. Coach Mecacci ha chiesto il sostegno del pubblico per ripartire subito con lo slancio giusto. In trasferta invece la Gesm Gas Lemura Lucca, che dopo la limpida vittoria contro Orvieto ha messo alle spalle il periodo nero. Il calendario però non sorride alle ragazze di Diamanti che saranno impegnate sul parquet della capolista Schio. E chiudiamo con la ginnastica. Si è aperta domenica scorsa la stagione agonistica 2014 per la ginnastica ritmica con la prima prova regionale di categoria e già la Motto Viareggio fa parlare di sé. Nelle allieve di prima fascia, Daria Gabrielli sale sul gradino più alto del podio, Sara Rocca è terza. Nelle allieve seconda fascia, terzo posto per Laura Salacca. Egizia Bergesio trionfa nella categoria Juniores prima fascia, dove Lisa Marinozzi chiude terza. Ottima partenza quindi per il team Viareggino in vista della seconda prova che si svolgerà proprio al Pala Barsacchi il prossimo 9 febbraio. È tutto per la pagina sportiva, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi. A tra poco.